In primo piano la politica con le incognite sulla nuova giunta regionale, diverse le ipotesi sul tavolo. Intanto tra i meloniani scoppia il caso Merra-Galella sul conteggio delle preferenze. La Basilicata si conferma una delle regioni meno ricche d'Italia, quanto emerge dai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2022. I vescovi lucani da Papa Francesco al centro dell'udienza, temi centrali per la vita della regione, migrazioni, giovani e lavoro. A chiusura delle celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro a Tricarico, una 2 giorni dedicata ai temi del mezzogiorno, organizzata dal Comune e dal Sindacato Pensionati della CGIL. Calcio, ultima giornata di campionato in Serie C, Lucane in campo alle 18.30, il Potenza al Viviani contro la Virtus Francavilla, caccia della salvezza, il Picerno a Castellammare contro la Juve Stabia, già promossa in Serie B. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Lo sentivate dai titoli, in primo piano oggi c'è la politica con le ipotesi sulla nuova giunta regionale di centrodestra guidata dal governatore rieletto Vito Bardi. Diverse le ipotesi sul tavolo, ma Fratelli d'Italia non dovrebbe andare oltre i 2 assessorati. E intanto proprio tra i meloniani scoppia il caso Merra-Galella sul conteggio delle preferenze. Facciamo il punto con Fabrizio Di Vito. Incassata la netta vittoria per il centrodestra lucano allargato ad Azione Italia Viva, è tempo di trovare la quadra in vista della composizione della giunta regionale del Bardi Bis. Si parte come sempre dal dato politico che ha visto Fratelli d'Italia rovesciare gli equilibri interni alla coalizione di 5 anni fa e scalzare la Lega dalla leadership di primo partito con il 17,3% dei voti. In ogni caso i meloniani non dovrebbero andare oltre i 2 assessorati secondo uno schema che prevede una casella anche per Forza Italia, Lega, Azione Italia Viva, in ordine di consenso ricevuto dagli elettori. Ipotesi che prenderebbe ulteriore quota qualora Marcello Pittella di Azione, il candidato consigliere più votato del centro-sinistra con 7.174 preferenze, accettasse la presidenza del Consiglio regionale. In Fratelli d'Italia sono diversi gli incastri possibili tra Carmine Cicala, Cosimo Latronico e Maddalena Fazzari, quest'ultima risultata la donna più votata, mentre Forza Italia e Lega dovrebbero portare in giunta Franco Cupparo e Pasquale Pepe. La quota di genere potrebbe anche arrivare dal Materano come espressione di orgoglio lucano e in questo caso risponderebbe al nome di Nunzia Antezza, cognata di Luca Braia, che insieme a Mario Polesi ha deciso con Italia Viva di abbracciare il progetto di centrodestra. Ma c'è un caso interno a Fratelli d'Italia che potrebbe ulteriormente cambiare gli equilibri. Dagli eletti del partito di Giorgia Meloni sono rimasti fuori per adesso 2 nomi importanti come Alessandro Galella e Donatella Merra, separati da appena 11 voti che al momento premiano il primo per il subentro in consiglio regionale come primo dei non eletti al posto di chi entrerà in giunta. Ma all'orizzonte potrebbe esserci un ricorso dell'ex assessore alle in relazione ad 70 di schede annullate a Lavello, sulle quali figurava il nome di Donatella Merra accanto al simbolo non barrato con la X della Lega. Il ragionamento è che ci sarebbe stata una chiara volontà dell'elettore di esprimere una preferenza alla candidata Merra, attesa però la svista di attribuirla alla Lega, la sua compagine politica di riferimento fino a pochi mesi fa. Per il momento è stata avviata una verifica tramite rappresentanti di lista, all'esito della quale si valuterà la possibilità di un ricorso che, in caso di accoglimento, andrebbe a modificare la graduatoria dei non eletti, aprendo nuovi scenari sia per gli ingressi in consiglio che per le nomine in giunta, senza dimenticare che all'orizzonte ci sono già le comunali di Potenza. La Basilicata è tra le regioni meno ricche d'Italia, quanto emerge dall'analisi dei dati pubblicati dal Ministero delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2022. Ce ne parla Michelangelo Russo. Dopo i 2 anni segnati dalla pandemia, nonostante gli effetti prodotti sui costi energetici dall'invasione russa in Ucraina, anche la Basilicata conferma il trend in crescita dei redditi, pur rimanendo una delle regioni meno ricche d'Italia. Dai dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi basate sull'anno d'imposta del 2022, come da tradizione ne viene tratteggiato un paese spaccato in due. L'analisi è a cura di Intuig, società di data intelligence con sede a Bergamo, al
Nord redditi più sostanziosi fino a 25.698 euro pro capite, con variazioni positive superiori anche a 1.000 euro. Al Sud valori in aumento abbondantemente sotto soglia. A guidare la classifica delle regioni paperoni ci sono Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, in coda Puglia, Molise e Calabria. La Basilicata quintultima fa registrare un reddito pro capite pari a 17.293 euro, con una variazione la più bassa d'Italia di 783 euro. Sono sempre i due capoluoghi a concentrare la maggiore ricchezza. Potenza è cresciuta ulteriormente, 22.278 euro il reddito pro capite, con i 45.286 contribuenti che hanno sorriso per un incremento generale del 4,4%. Matera invece scala la vetta scollinando quota 20.000 e con una crescita in linea con quella di Potenza. Sul gradino più basso del podio si conferma Lago Negro, 20.473 euro pro capite, più 5%. Il comune più povero non è più Castelgrande, bensì Carbone, 11.442 euro pro capite, uno dei pochi centri ad arretrare insieme a Muro Lucano. Nella terra del petrolio e del gas e naturalmente sui territori direttamente interessati dalle estrazioni, che le migliori condizioni occupazionali hanno innalzato la ricchezza delle comunità. Se in Val d'Agri addirittura ci sono casi come Grumento e Viggiano, dove la crescita è stata meno vigorosa che altrove, nella Valle del Sauro, in cui insiste Tempa Rossa, rubano la scena Guardia Perticara e Gorgoglione. Un incontro di dialogo e condivisione durato quasi due ore ha caratterizzato la visita di ieri dei Vescovi della Basilicata con il Papa. Durante l'udienza si è discusso di temi centrali per la vita della regione: migrazioni, giovani, lavoro e comunione all'interno della Chiesa. Monsignor Salvatore Ligorio, presidente della Conferenza Episcopale Lucana, ha raccontato ai media vaticani l'incontro, che ha detto è stato un momento di familiarità e speranza, con al centro l'attenzione su dignità e lavoro per migranti e giovani. Ascoltiamo le sue parole. L'incontro col Papa ha avuto il sapore della familiarità, di un padre con i figli. È il messaggio di speranza dell'annuncio bello del Vangelo, soprattutto per i più piccoli, i poveri, lo scarto. E l'attenzione andava soprattutto agli immigrati, che trovino dignità di persona e integrazione nella società. E poi i giovani così cari, che non emigrano, ma la responsabilità del lavoro possa trovare risposta a questa emorragia enorme che si sta creando. E soprattutto la serenità con la quale siamo ritornati, più pronti, più coraggiosi a portare l'annuncio bello del Vangelo. E questa serenità che ha saputo infondere, come è solito fare, con la sua profonda umanità e spiritualità. La cronaca: incidente mortale ieri sera intorno alle 20 lungo la strada provinciale 123 in località Ponte Pozzillo, in territorio di Tolve. A perdere la vita un uomo di 65 anni residente a Palo del Colle, deceduto dopo essere uscito di strada con il suo furgone. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza sono intervenuti con 7 uomini, una autopompa e un'autogru. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti della dinamica dell'incidente. A chiusura delle celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro a Tricarico, una due giorni dedicata ai temi del riscatto del mezzogiorno, organizzata dal Comune e dal sindacato pensionati della CGIL. Il servizio è di Vito Sacco. Buon compleanno Rocco. Un convegno di due giorni su Rocco Scotellaro e il mezzogiorno, allora e oggi, organizzato dal Comune di Tricarico e dal sindacato pensionati della CGIL, ha chiuso le celebrazioni del centenario della nascita del sindaco poeta di Tricarico. Attraverso le relazioni che si sono succedute nella prima giornata di convegno, a partire dalle origini dell'arretratezza meridionale, è stato messo in luce il mancato sviluppo del mezzogiorno, a partire dal tempo di Rocco Scotellaro, ma anche oggi. È un argomento attuale, purtroppo, perché siamo ancora qui a parlarne. Non era inevitabile che andasse così, è andata così e per una serie di ragioni che hanno a che fare, le cui radici vanno molto indietro nel tempo. Però
a cui hanno contribuito anche le politiche recenti. E oggi si parla ancora di mancato sviluppo del Mezzogiorno? Oggi si parla del mancato sviluppo perché, intanto perché lo sviluppo italiano che è indietro, l'Italia è rimasta indietro per molti versi. In questo rimanere indietro dell'Italia c'è il rimanere indietro del Mezzogiorno rispetto all'Italia, ma anche rispetto all'Europa. Non è solo il Mezzogiorno che è rimasto indietro, è tutta l'Italia. E la questione meridionale, bisognerebbe dire, è una questione nazionale come è sempre stata, non una questione che riguarda solo il Mezzogiorno. Molto spazio è stato dato al dibattito sulla questione meridionale agricoltura e sulla riforma fondiaria, ma c'è stato spazio per parlare anche del futuro del Mezzogiorno. Al convegno era presente l'attore Domenico Fortunato, che ha parlato di un possibile progetto cinematografico che riguarda Rocco Scotellaro. La sceneggiatura si sta scrivendo, ma le sceneggiature sono segrete. Cioè, in pratica è successa questa cosa. Nel 2002 sono stato qui con un mio amico regista, sceneggiatore e regista, siamo stati in giro a visitare la Basilicata, siamo arrivati a Tricarico. Questo mio amico è stato colpito dalla storia di Tricarico e ha scoperto Rocco Scotellaro perché non lo conosceva. E allora dopo un mese siamo tornati e abbiamo intervistato per una settimana le persone che lo avevano conosciuto, il professor Rocco Mazzarone, Don Angelo Mazzarone, Mario Trufelli, Emilio Colombo che ha vissuto quell'epoca, e anche Don Pancrazio Perrone, oltre a tante persone della popolazione, dei contadini anziani che avevano conosciuto Rocco Scotellaro. E da lì è nata un'idea su una storia che riguarda questo paese e i grandi personaggi che l'hanno vissuto, ma che vede protagonista Rocco Scotellaro. 6.000 sacche di sangue raccolte dal 1999 ad oggi, il traguardo raggiunto dalla sezione FIDAS di Potenza, un impegno costante quello dell'associazione nella raccolta di emocomponenti. Oggi i volontari hanno voluto festeggiare insieme la sacca numero 6.000 in attesa di celebrare ad ottobre i 25 anni di attività della sezione FIDAS di Potenza. E dai volontari arriva l'appello a tutti ad avvicinarsi al mondo della donazione del sangue, sia come donatori che come volontari attivi, perché ognuno può fare la propria parte nella diffusione dei valori della solidarietà. Torneremo nel dettaglio sull'iniziativa nelle prossime edizioni del TG. Anche nella comunità religiosa di Melfi, come da tradizione, l'ultimo sabato del mese di aprile si celebra la giornata dedicata alla Madonna dell'Incoronata. Sentiamo come nel servizio di Vittorio Laviano. Saranno Don Tommy Garzia della parrocchia Santa Gianna Beretta Molla in mattinata e poi Don Ciro Guerra nel pomeriggio a celebrare le due messe dell'ultimo sabato di aprile, giornata tradizionalmente dedicata alla Madonna dell'Incoronata che a Melfi ha la sua chiesetta ed è assai venerata. Melfi da antica data e tradizione venera fortemente la Madonna sotto il titolo di Incoronata perché trae dall'apparizione della Madonna presso Foggia addirittura nell'anno 1001. Pochi sanno che è una delle più antiche apparizioni mariane. La Madonna apparve a un'umile pastorella strazzacappa e rivelò: io sono la madre di Dio. Essendo Melfi vicino Foggia, da quel luogo ha portato qui la tradizione di venerare l'ultimo sabato di aprile la Madonna Incoronata. Alcuni cenni storici sulla chiesetta dell'Incoronata a Melfi. Questa chiesa fino al concilio è stata gestita dal capitolo cattedrale di Melfi, infatti questa lapide fu posta dopo un restauro perché la chiesa è molto molto antica e quindi fu necessario intervenire, e il capitolo cattedrale che gestiva questa chiesa nel 1709 pose la lapide che noi abbiamo adesso osservato. Infine il rammarico di Gianluca Nardozza, collaboratore della diocesi di Melfi Rapolla Venosa, che fin da bambino si occupa della chiesetta dell'Incoronata di Melfi e che ricorda i tempi in cui questa giornata era un momento di festa per l'intera città. Questa era considerata una delle feste insieme a quella di Giaconelli, lo Spirito Santo, le feste degli artieri, degli artigiani.
ed era uno dei pochi giorni in cui si poteva uscire con papà, perché papà per l'incoronata chiudeva la bottega, come la chiudeva per andare già con Elio, per salire su allo Spirito Santo. Sono sempre venuto da piccolo a servire messa il mese di maggio, e poi iniziando a fare amicizia con Vincenzo Simonetti, Tonino Fasano, che stavano qui con gli altri, si è iniziato a venire, a prendersene cura, e si è rimasti. Anche se è cambiato tanto della società, e il sabato mattina un deserto, una volta la gente arrivava a metà salita per la messa. Dispiace perché sono quelle tradizioni belle, semplici, la scusa per farsi un giro in famiglia senza tante pretese, il semplice stare insieme, l'organizzare qualche cosa. Ecco, questo è un po' quello che dovremmo recuperare, perché poi sono le cose che rimangono. Le giocate a pallone sono finite. Questa è un po' l'amarezza. La chiesa è stata aperta, è stata sistemata per accogliere tutti quelli che vogliono venire. E siamo al calcio di Serie C, ultima partita di campionato per il Potenza alle 18.30 in un Viviani con oltre 4.000 spettatori. I rossoblù di mister De Giorgio sfidano la Virtus Francavilla in un match che mette in palio la salvezza. Sentiamo Luigi Santopietro. Siamo, è il giorno della resa dei conti, dell'ultimo atto della sfida senza appello. Una partita dal fascino enorme, ma anche 90 minuti da vivere con i brividi addosso. E c'è solo un modo per godersi una gara così delicata, così ricca di sensazioni contrastanti, in cui speranza e paura si pestano i piedi a vicenda. Farlo insieme, uniti, come un corpo unico. E la risposta della tifoseria potentina sarà da urlo, con un sold out molto più che prevedibile, seppur non scontato. Raramente il Viviani negli ultimi anni ha superato le 4.000 presenze, ma si giocava per altri traguardi. Potenza Francavilla non è uno spartiacque, è un muro. Una lo supererà, l'altra rischierà di sbatterci addosso. Il finale di stagione disegnato per queste due squadre è incredibile. I brindisini hanno bisogno assoluto di un punto per essere certi di disputare i play-out. Il Potenza ha l'esigenza di vincere per centrare la salvezza diretta ed evitare le forche caudine degli spareggi. In mezzo alle necessità delle due formazioni ci sono una marea di risultati da monitorare dagli altri campi, ma rischia di diventare un esercizio inutile e pericoloso. De Giorgio ha caricato a dovere i suoi su un unico obiettivo, i tre punti. Dall'altro lato Villa chiederà ai suoi di giocare la partita della vita. Ne uscirà fuori uno scontro cruento ma affascinante. Il tecnico del Potenza, dopo le buone risposte avute dai suoi giocatori a Messina, punterà ancora una volta su qualità e intensità. Difficilmente rinuncerà alle giocate di Caturano e di Grazia, che qualcosa di buono la tirano sempre fuori, ma d'altro canto Di Giorgio punterà a rilanciare le quotazioni di Volpe, che nelle ultime uscite ha pagato dazio all'influenza, ma ora è pronto per il rush finale. Ci siamo davvero, è la sfida senza appello, la resa dei conti, l'ultimo atto da vivere abbracciati, tutti insieme. E restiamo al calcio di Serie C, trasferta al Menti di Castellammare contro la Juve Stabia per il Picerno, che andrà a caccia del record di punti prima di concentrarsi sulla fase playoff. Sentiamo Donato Valvano. Ultimo atto della stagione regolare, ultimo obiettivo da provare a centrare. Il Picerno, ospite al Menti di Castellammare contro la Juve Stabia, già promossa in Serie B, proverà quantomeno a raggiungere il record di punti della passata stagione. La differenza è minima rispetto al 2022-2023, chiuso con 59 punti conquistati. Dopo 37 giornate di questa tornata agonistica, il Picerno ne ha totalizzati 58. Un record che verrebbe battuto solamente con un colpaccio, con un successo in casa della formazione di mister Pagliuca. Con un pareggio invece lo stesso verrebbe eguagliato. Una rincorsa al record rallentata dal pareggio casalingo dello scorso turno contro il Brindisi, che si infranta contro la traversa timbrata da Murano su calcio di rigore, che se fosse stato realizzato avrebbe già permesso a Capitano Esposito e compagni di infilare la bandierina nel punto più alto da quando la società melandrina milita tra i professionisti.
Invece ci sarà ancora da battagliare e da soffrire per provare a portare a casa questo ulteriore traguardo che potrebbe impreziosire la già più che soddisfacente stagione del Picerno, nonostante la flessione degli ultimi 2 mesi e mezzo. Solamente 3 successi nelle ultime 12 giornate di campionato che hanno fatto scivolare i rossoblù dal 2° al 6° posto in classifica, che sarà anche il piazzamento definitivo per i Longo Boys, lo stesso della passata stagione. Ad ogni modo, la sfida alle Vespe non sarà partita semplice. Nel giorno della passerella finale, della festa e della consegna della Coppa per la vittoria del campionato, i gialloblu non regaleranno nulla a nessuno e vorranno chiudere in bellezza davanti ad uno stadio presumibilmente gremito di tifosi. Per provare a realizzare l'ennesima rimpresa del campionato servirà quindi il Picerno dei giorni migliori. Poi al triplice fischio si penserà alla piacevole coda dei play-off. E dopo gli impegni di Potenza e Picerno andiamo a vedere cosa accade in questo weekend tra pallanuoto, calcio a 5, pallavolo e basket nell'agenda di Salvatore Colucci. Il weekend sportivo si apre con la pallanuoto di Serie B. Alle 15 la Gruppo Macchia Basilicata Nuoto 2000 scende in vasca alla piscina Caldarella di Siracusa in casa dell'Ortigia. Una sfida che vale molto di più dei 3 punti per i ragazzi di coach Bruschini. Un successo terrebbe ancora aperte le residue chance di salvezza diretta dei biancoverdi e permetterebbe ai lucani di consolidare l'ottava posizione in classifica. Entriamo nei palazzetti con il calcio a 5 di Serie B. Gara di ritorno dei quarti playoff per i Bernalda che, forte del vantaggio acquisito in casa all'andata, va a far visita alla Diaz Bisceglie. Partita da non sottovalutare per i rossoblù che hanno a disposizione 2 risultati su 3, ma al tempo stesso non devono abbassare la guardia in casa di un avversario ostico. Passiamo alla pallavolo di Serie C. Ultime giornate di regular season per il girone maschile. La capolista Daken PSA Matera è impegnata in casa del Cassano delle Murge, mentre la Gruppo Macchia Virtus Potenza è a caccia del 2° posto e va a far visita al Bitonto. In campo femminile lucane impegnate con i play-out. Nel girone F la Daken PSA Matera è di scena a Capurso in casa dell'Orsa Volley, mentre la PM Gruppo Macchia Potenza riceve la Caizzola Windor Crispiano. Domenica sportiva incentrata sul calcio di Serie D. Ultimi 180 minuti per le lucane impegnate nel girone H. Il Matera, rinfrancato dalla cura De Sanzo, sogna ancora il 5° posto, che vuol dire playoff, ma sul suo cammino c'è il Martina, secondo in classifica, che con un risultato positivo può certificare la propria posizione. Discorso diverso per i Rotonda di Mister Pagana, che riceve al Di Sanzo una Fidelis Andrea che non ha altro da chiedere al campionato. Fischio d'inizio per tutte alle 15. Entriamo nei palazzetti con il calcio a 5 femminile. Ultima gara di campionato per il CMB che, dopo il 2° posto in Coppa Italia, chiude la stagione regolare davanti al proprio pubblico contro il Castellana. La formazione di Salandra si deve difendere dall'inseguitrice Irpinia per mantenere la vetta del girone D e andarsi a giocare lo spareggio promozione. Andiamo a canestro con il basket di Serie C. Nel raggruppamento pugliese inizia il cammino playoff per l'Onda del Matera, che riceve al Palasassi il Castellaneta, mentre nel campionato campano l'Universi di Potenza si gioca il dentro fuori in gara 3 contro il Centro Ester Barra. Chi vince è salvo, chi perde deve ancora lottare. Ed è tutto per questa edizione, torniamo alle 19. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.